Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review in diretta dal vostro canale cristiano Parole di Vita. Sono felice di darvi il benvenuto in questo nuovo spazio in cui parleremo quest'oggi. Ogni giorno trattiamo un argomento diverso, quest'oggi parleremo e tratteremo l'argomento della povertà. Lo slogan, il payoff, diciamo l'anello descrittivo della missione che oggi vi presentiamo, che molti conoscono già, recita proprio così: di povertà non si parla, ma si agisce. E vedremo proprio nei fatti il modo in cui la nostra famosissima, oramai e conosciutissima Betel Italia opera agendo a favore proprio di quanti versano nelle svariate forme di povertà. Questa è la principale novità che oggi punteremo a chiarire. Esistono vari modi per essere poveri e ce lo faremo proprio dire, ci faremo spiegare tutto questo dal presidente che abbiamo in collegamento con noi, già pronto dietro le quinte. Prima di iniziare però voglio insieme a voi rivolgere una parola di preghiera al nostro Signore, il quale ci sta sensibilizzando in questo spazio ad aprire il nostro cuore e a capire, a comprendere anche in che modo fattivo possiamo fare la differenza di fronte a chi versa nelle varie forme di povertà. Preghiamo insieme. Signore, grazie per questo spazio, per questo tempo che ci concedi di vivere quest'oggi alla tua presenza. Non è scontato, Signore. Io ti ringrazio. Grazie a nome di tutti gli amici che sono collegati con noi in quest'oggi, insieme all'ospite pastore che tu hai già preparato e sensibilizzato. Signore, ci farai comprendere quanto bisogno ancora, empatizzare con quanti sono nel bisogno, e Signore ci aiuterai a comprendere anche che cosa possiamo fare di fattivo nel sostegno di queste persone, di questi cuori, di queste anime, per le quali il tuo figliuolo è già morto in croce, alleluia, per salvarli, esattamente come hai fatto con noi e con quanti amici in questo giorno ti stanno pregando nel nome prezioso proprio di Gesù, il tuo figlio, che è benedetto in eterno. Amen. Grazie Signore, grazie cari amici, non vi muovete perché adesso in questo momento insieme dobbiamo prendere il nostro consueto caffè biblico. Buona giornata. Provate ad immaginare questa scena. È passata la mezzanotte. Siete a letto. Sapete che dovreste spegnere il telefono e provare a dormire, ma non riuscite a trovare una via d'uscita da quella spirale negativa di cattive notizie. Succede a tante persone, che sia sul web, sui social media o attraverso app di news, non riuscite a fare a meno di leggere le terribili novità sulla guerra in Ucraina o sulla guerra tra Israele e la Palestina, oppure notizie sulla crisi ambientale o sui crimini che avvengono quotidianamente nel nostro paese, o su tutto questo e molto altro ancora. Sebbene l'atto di scorrere continuamente il feed dei vostri profili social o navigare su web ed essere travolti da un torrente costante di cattive notizie non sia nulla di davvero nuovo, questa pratica ha ricevuto maggiore attenzione negli ultimi anni, al punto che ora ha perfino un nome: doom scrolling. Doom scrolling, cioè l'atto di trascorrere in modo compulsivo, eccessivo, quantità di tempo sullo schermo per la ricerca e l'assorbimento di contenuti negativi, deprimenti e preoccupanti. Se vuoi abbandonare questa brutta abitudine, ti offro due consigli. Il primo consiglio per smettere è riconoscere l'esistenza del problema. Avendo la consapevolezza di star cercando ossessivamente cattive notizie online, si può decidere di fermarsi e dedicarsi ad altro. Il secondo consiglio è quello di dedicarsi alla lettura di buone notizie. E se vogliamo essere onesti, le migliori notizie le troviamo nella Bibbia. Stamattina quindi voglio meditare una buona notizia che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 ai versi da 28 a 30 e sono parole che Gesù ha pronunciate e dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi
e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Gesù stava invitando coloro che nella società erano i più oppressi, coloro che erano stanchi dell'ingiustizia, coloro che non ce la facevano più ad essere in balia dei potenti, coloro che non ne potevano più di una religione che non favoriva una crescita nel loro rapporto con Dio. Insomma, Gesù stava invitando proprio i più sofferenti della società a cercare riposo in Lui. Anche se Gesù era il re, non avrebbe messo un giogo, vale a dire uno strumento utilizzato per l'attacco dei bovini, su di loro per obbligarli ad ubbidirgli. Egli li invitava a prenderlo volontariamente, ponendo la propria fiducia in lui e scoprendo che quel giogo sarebbe stato dolce e il carico sarebbe stato leggero. Gesù in questo verso promette agli uomini del suo tempo che li avrebbe accompagnati nella loro vita, sarebbe stato vicino a loro in ogni momento e lui stesso li avrebbe aiutati a portare i carichi che la vita avrebbe messo sulle loro spalle. Quelle parole di Gesù sono valide ancora oggi. Quanti di noi sono stanchi, oppressi, di alimentarsi continuamente di brutte notizie? Quanti vorrebbero vedere la pace e la giustizia? Quanti sono stanchi della prepotenza e dell'ingiustizia che regna in questo mondo? Se siamo ricettivi alla voce di Dio, prestiamo ascolto e andiamo verso di Lui. Quel re che ha dato la sua vita per noi è il medesimo che ritornerà per rimettere le cose a posto. Andiamo a Lui oggi e troveremo finalmente riposo per la nostra anima. Dio vi benedica e buona giornata. Bentornati in studio, grazie per aver seguito insieme a noi Caffè Biblico e come detto in apertura oggi parleremo di povertà, delle varie forme di povertà e lo faremo insieme a chi lavora giorno dopo giorno, instancabilmente, proprio per contrastarla insieme all'associazione che oramai conosciamo essere in un certo senso la protezione civile evangelica in Italia, la Betel Italia. Sto parlando del presidente che è in collegamento con noi ed è il pastore Vanni Bondesan. Vediamo un po', eccolo qui, pace e buongiorno. Buongiorno a tutti, pace a tutti, ciao Michele Carissimo. Grazie, un caro saluto a tutti i miei spettatori. Grazie per aver accettato l'invito di parlare oggi del mondo della povertà da un punto di vista operativo, diremmo, ma anche scoprire qual è il motivo principale per cui dovremmo impegnarci proprio a sostegno della verità. Ma prima di ogni altro quesito, che oltretutto invito anche i nostri amici a scriverci, potete scrivere, cari amici che ci state seguendo da casa, per ogni vostra domanda e per ogni vostro dubbio, anche se avete delle tematiche da presentare, al numero 379-2710854. Siamo in diretta, sono le ore 12:10 di questo martedì 17 settembre e siamo in diretta, quindi potete scriverci se avete delle domande. Io sono ben felice di fare da ponte, di essere, diciamo, la vostra voce con il pastore Vanni, e il quale oggi ha deciso di intitolare questa puntata con il nome, con il titolo Ebbi fame. Io vorrei proprio chiederti in partenza, pastore Vanni, che cosa significa ebbi fame? Perché questo titolo? Beh, diciamo che mi ha molto colpito ebbi fame, perché è un'esclamazione molto forte di chi non ha nulla, di chi è nel bisogno, di chi non sa assolutamente come fare a reperire tutto ciò che gli può essere necessario. Ma in questo ebbi fame, lo ricordiamo sicuramente per tutti coloro che leggono la Bibbia, quando fu proprio Gesù che disse ebbi fame e mi deste da mangiare. E i giusti gli dicono ma quando ti abbiamo visto aver fame? E Gesù risponderà quando l'avete fatto a uno dei miei minimi,
lo avete fatto a me. E questo mi colpisce tanto, perché ci fa comprendere il grande amore di Gesù che è stato sparso sulla croce perché il suo sangue ci purificasse da ogni peccato, ma allo stesso tempo ci indica la via per poter essere collegati a Lui. Come? Amare il prossimo significa essere collegati a Lui? Sì, lo dicono i comandamenti, di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e di amare il prossimo come se stessi. Quindi quel ebbi fame credo sia un qualcosa di dirompente che entra ed è presente nel cuore di ogni figlio di Dio e deve pulsare per ricordarci che intorno a noi c'è tanta gente che ha bisogno. Amen, alleluia. Quindi riconducendoci proprio ad una meravigliosa descrizione dell'operato dei discepoli di Cristo nel venire incontro a chi vive la povertà, ecco, il Signore questa mattina innanzitutto, prima di ogni altra cosa, ci dice: prenditi cura di chi ha fame, sostanzialmente. Ma Betel Italia nasce, oramai la conosciamo, ma vorrei anche chiedere al pastore Vanni di presentarci solo qualche cenno di chi è, che cos'è, di cosa si occupa e quali sono, quanti sono le filiali, quanti volontari sono coinvolti, prima poi di parlare di un argomento molto importante che è poi in un certo senso l'oggetto dell'attuale assetto della Betel, ovvero quella della diversità delle povertà. Esistono varie forme di povertà e si sta avvicinando proprio a risolvere queste forme diverse di povertà la Betel. Ma prima vorrei chiederti una breve presentazione di Betel Italia per quanti non la conoscono già, perché sul territorio nazionale è già molto conosciuta. Prego. Infatti credo sia difficile non conoscerla. Anzi, quest'oggi voglio ringraziare i tanti delegati e volontari della Betel che sono collegati in diretta con noi, si sono presi un po' di tempo per essere qui con noi in diretta. Volevo fare però un altro passaggio, se mi permetti, caro Michele, conclusivo su quello che ho appena detto su quel ebbi fame. Mi è passato adesso per la mente e non voglio che rimanga, diciamo, chiuso in un cassetto. Credo che ogni figlio di Dio, quando prega a pranzo, a cena, dica solitamente: Signore, grazie per questo giorno che ci hai dato, grazie per questo cibo che ci dai, provvedilo per chi non ne ha. Bene, provvedilo per chi non ne ha. Come può provvedere Dio a chi non ne ha, se non usa i suoi figli? È importante. Quindi quando noi normalmente facciamo una preghiera del genere, ricordiamoci che quegli strumenti siamo proprio noi. Noi figli di Dio, noi che stiamo pranzando, stiamo cenando, abbiamo un piatto a tavola, ma c'è chi non ce l'ha. E quindi il Signore vuole usare proprio noi, suoi figlioli, per raggiungere queste persone. Per rispondere alla tua domanda, la Betel Italia nasce come associazione di promozione sociale nel 2011. Nel 2017 ottiene il riconoscimento come ente di beneficenza della prefettura di Foggia. Nel 2021, con la riforma del terzo settore, diventiamo ETS, e nel 2018, per poi avere una riconferma nel 2023, ritornare ad essere protezione civile. Quindi questi sono i nostri riconoscimenti. Abbiamo 5 patrocini di regione, abbiamo 3 convenzioni con 3 ministeri: Ministero di Giustizia, Ministero della Sanità e Ministero del MEF. A breve ne avremo un altro con il Ministero dell'Ambiente, però è un progetto che di cui parleremo in un altro momento, in un'altra trasmissione. Sarà una cosa molto interessante da far sapere a tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Abbiamo circa 1600 volontari, operiamo in circa 100 città in Italia, siamo presenti in 17 regioni
e ci occupiamo, credo, di 54.000, 55.000 nuclei familiari indigenti e diverse migliaia di persone senza fissa dimora, o solitamente si chiamano clochard. Quando in genere pensiamo a persone che hanno difficoltà e che sono nella povertà, li collochiamo sempre, forse nell'immaginario abbiamo sviluppato questa sintesi nella nostra classificazione, come persone che non hanno cibo di cui nutrirsi. Ma da una nostra chiacchierata è venuto fuori una importante differenza, ne facevo già accenno prima, ovvero la differenza delle povertà. Esistono varie forme di povertà. Pastore, ci puoi raccontare, ci puoi descrivere quali sono le principali forme di povertà e in che modo la Betel Italia se ne sta occupando? Allora, sino a qualche anno fa si parlava spesso e volentieri prima di tutto della povertà relativa e quindi di coloro che hanno anche uno stipendio eventualmente, ma arrivano alla terza settimana del mese e poi vanno da qualche altra parte a trovare da mangiare. Solitamente vanno alla Caritas. Poi si parla di povertà assoluta, coloro che erano sino a un anno fa con un modello ISEE sino a 5.990, e invece da quest'anno la povertà assoluta è stata riconosciuta con un modello ISEE da 9.360. Quindi tutte queste famiglie, anzi, se mi permetti, in questo spazio, se c'è gente, se ci sono famiglie che versano in queste condizioni e quindi hanno un modello ISE da 0 a 9.360, invito a prendere contatto con il vostro canale Parole di Vita attraverso i vostri numeri, lasciare a Parole di Vita un vostro contatto, una vostra email, e noi prenderemo contatto con voi subito dopo, perché, ripeto, essendo presenti in 17 regioni, credo si possa intervenire a favore di queste persone, di queste famiglie che siano nella necessità. Ma la povertà, siccome porta in sé anche una dignità molto netta, porta le persone a non lamentarsi, a non piangersi addosso, a tenere tutto chiuso nelle mura di casa. Infatti spesso e volentieri si invitano le famiglie che versano in queste condizioni a rivolgersi ai servizi sociali, o quantomeno laddove esiste una filiale Betel Italia, basta andare sul nostro sito associazionebetelitalia.org, vedere i puntini rossi dove siamo presenti, lì basta cliccare, c'è un'email e si prende contatto con quella filiale, e quindi eventualmente esporre il proprio bisogno, le proprie necessità, che possono essere bisogni di carattere alimentare, perché noi siamo banco alimentare e banco farmaceutico. Quindi possiamo aiutare le famiglie sotto il profilo alimentare, ma anche parafarmaceutico, perché noi raccogliamo tutti i parafarmaci che ci vengono donati attraverso le raccolte che facciamo una volta all'anno. Quindi possiamo essere utili sotto vari punti di vista, quindi alimentare, parafarmaceutico, indumenti, giocattoli e coperte. Sono servizi che ogni filiale Betel Italia cerca di poter dare. Perché? Perché ha un grande supporto al proprio interno attraverso le proprie chiese di appartenenza evangeliche, ma poi c'è una popolazione in Italia molto attenta alla povertà, molto sensibile, molto solidale, e quindi io ringrazio anche da Parole di Vita, ringrazio quante famiglie in Italia aiutano la Betel Italia affinché la Betel Italia possa aiutare queste famiglie indigenti. Bene, bene, grazie per aver esposto al meglio anche i vari servizi e le varie vicinanze ai diversi modi per contrastare tutte le povertà
possibili e identificabili. Pastore, quali sono le iniziative in, in attività, in partenza in questo settembre, che vuole, come a pari del gennaio, insomma, essere il mese delle ripartenze? Quali sono le iniziative che stanno nascendo? Di cosa si sta occupando in questo periodo e cosa sta intraprendendo la Betel Italia? Esattamente, gennaio e settembre sono i due momenti di ripartenza, come sempre, come credo in tutte le attività. Settembre per noi è un mese molto interessante perché riprendono le attività scolastiche e quindi noi siamo, in qualità di ente di beneficenza, impegnati nel mondo della scuola, perché l'ente di beneficenza che rappresento può dare i crediti formativi. Infatti, nell'anno scolastico passato, le terze superiori, le quarte e le quinte possono partecipare a questi progetti con gli enti di beneficenza. Si chiama alternanza scuola-volontariato, che può essere fatta presso l'istituto scolastico, può essere fatto presso la struttura, può essere fatto, diciamo, durante le raccolte alimentari, durante la preparazione dei pacchi alimentari. Si parla molto anche dell'agenda 2030, dove i primi 4-5 punti, se non ricordo male, parlano assolutamente solo di povertà e di bisogni della persona. Quindi sono corsi da 40 ore e noi poi riconosciamo i crediti formativi. Poi siamo nell'ambito della povertà educativa con le scuole elementari, perché basta dire che noi abbiamo un partenariato con il polo bibliomuseale di Foggia, che fa capo alla regione Puglia, dove sono 2 anni che abbiamo circa 100 libri nella fascia 6-10 anni che ci vengono dati. Noi siamo, come dire, una succursale del polo bibliomuseale, perché la direttrice, la dottoressa Berardi, del polo bibliomuseale di Foggia, ci diceva: signor Bondesan, questi 120 bambini non verranno mai in biblioteca, perché i genitori devono trovare il modo di sbarcare in un aereo durante la giornata e quindi non troveranno mai il tempo per portarli in biblioteca. Mentre se noi vi diamo questi libri, permettiamo a questi bambini di abbandonare questo, il cellulare, durante le 24 ore della giornata e di leggere un buon libro. E quindi noi abbiamo attivato, oltre ai progetti con le scuole superiori, anche progetti a contrasto della povertà educativa nelle scuole elementari, ma anche nelle scuole medie. Quindi, come dire, sono progetti che stanno ripartendo adesso. Abbiamo già avuto a Foggia un paio di scuole superiori che hanno già dato il loro ok per fare questa alternanza scuola-volontariato e abbiamo già 64 bambini che stanno venendo. Proprio ieri sono venuti per la presentazione del progetto e abbiamo dato loro questo libro e a fine mese torneranno e ci porteranno quel libro e ne prenderanno un altro. Così durante tutto l'anno scolastico avranno modo di leggere, di approfondire le varie tematiche delle loro fasce d'età e, come dire, avranno modo di approfondire la loro cultura. Quindi il mese di settembre, per quanto ci riguarda, è ricco di impegni, perché oltre a questo riprendono i progetti con i detenuti che devono scontare sino a circa 5 anni e sono messi alla prova e tenuti in affidamento. Sono varie le nostre filiali in Italia che hanno attivo questo servizio e a settembre riprende. E quindi queste persone verranno a spendere del loro tempo il lunedì, mercoledì, venerdì in determinate fasce orarie e si renderanno utili alla società, ma a quel punto voi tutti quanti o la maggior parte di coloro che seguono Parole di Vita sapete che la Betel Italia è un ente di beneficenza che si occupa di sociale a 360 gradi, non ha colori politici, non ha colori di nessuna cosa, però assolutamente noi intendiamo, con tutto quello che facciamo, presentare l'amore di Gesù Cristo, sempre, in ogni attività, perché bisogna fare del bene in modo pratico, ma noi che abbiamo Gesù nel cuore possiamo farlo anche in modo spirituale, quindi potendo aiutare
queste persone, questi nuclei familiari, anche sotto il profilo dell'anima. Bene, molto bene. Ci sono domande, cominciano ad arrivarci delle domande. Ci chiedono quali sono le principali richieste che arrivano, se hai fatto una sintesi. Betel Italia ha la sua, diciamo, punto forte nel coprire un bisogno nello specifico. Quali sono le maggiori richieste che arrivano a Betel Italia sul territorio nazionale? Da lì poi, per identificare quali sono i principali problemi che oggi la popolazione italiana riscontra. Allora, con il nuovo governo, come dicevo poc'anzi, è stata innalzata la soglia economica, quindi da 5.990 a 9.360, il modello ISEE. Questo ha comportato un afflusso di migliaia e migliaia e migliaia di famiglie in più a quelle dell'anno scorso. La richiesta preponderante assolutamente è quella alimentare, la prima in assoluto. La gente, quando viene da noi, dice: io non ho come far mangiare i miei figli, e vengono con un volto profondamente smarrito, a pezzi. Non sa, è come se noi fossimo l'ultimo baluardo, l'ultima opportunità per poter ottenere una speranza. E se mi permetti, caro Michele, nel continuare questo argomento, vorrei anche aprire uno spiraglio verso tutto il mondo evangelico, verso tutte le chiese evangeliche, verso tutte le denominazioni evangeliche. Noi siamo un ente di beneficenza evangelico, quindi desideriamo entrare in contatto con tutte quelle chiese che desiderano aiutare la povertà che si trova nella loro chiesa e nella loro città. Le persone, qualche giorno fa, il 14, c'è stato in Piazza Plebiscito a Napoli qualcosa di meraviglioso, qualcosa che ha toccato il cuore di tutti noi. Vedere tutta quella gente che rispondeva all'appello alla salvezza è qualcosa di meraviglioso. Ma secondo voi c'erano persone povere anche lì in mezzo? C'erano persone che poi, dopo aver accettato Gesù nel loro cuore, sono tornate a casa e non avevano nulla da mangiare? Allora c'è bisogno che la Chiesa sia sempre più presente con un messaggio di vita eterna, di perdono, di salvezza, di ravvedimento, ma dall'altra parte, dall'altra mano, possa dare, possa aiutare in modo concreto, così da non lasciare nell'assoluta indigenza tutte queste persone. La popolazione italiana e non solo. Voi sapete che ci sono tanti immigrati. Noi abbiamo le cene con i clochard, di cui il 50% sono pakistani, egiziani, indiani, che sono distrutti, che anche loro non sanno come fare. Quindi la prima richiesta di aiuto è mangiare. E quando arriva l'inverno, la seconda richiesta per quanto riguarda i clochard è le coperte, perché se le rubano l'uno con l'altro, oppure qualcuno se le va a vendere anche. Ci sono famiglie, ieri sera abbiamo aiutato una famiglia di egiziani che è appena arrivata a Foggia e non aveva nulla di invernale. Meno male che avevamo tutte le coperte, i cuscini, roba invernale, e gli abbiamo dato tutto quello che potevamo. Ma le necessità sono tante. Ora, la popolazione italiana è solidale, ma c'è bisogno anche che le istituzioni possano essere più presenti in modo concreto. Quindi, come dire, i bisogni sono molteplici, c'è da coprirli, c'è l'aiuto della popolazione, c'è l'aiuto delle catene alimentari, c'è l'aiuto di tante altre realtà, di aziende produttrici che abbiamo e che ci aiutano, ma c'è bisogno anche di braccia, di fratelli e di sorelle che si impegnano nel nome di Gesù a poter aiutare tutta questa gente.
C'è la richiesta di alcuni cristiani, alcuni fratelli che stanno leggendo, stanno seguendo, fratelli e anche sorelle, anzi direi sono due sorelle e un fratello in realtà, che ci scrivono che vogliono, vorrebbero entrare in una rete, far parte di, della squadra di Betel Italia. Ora, prima di chiederti come questo può accadere, Pastore Vanni, vorrei anche aggiungere un'altra domanda che credo sia estremamente legata. Sul territorio nazionale abbiamo detto essere Betel un'organizzazione diciamo di natura e di ispirazione evangelica. Vorrei chiederti se c'è qualche chiesa, poi, per poi rispondere anche a questi fratelli cari che si vogliono aggregare, se c'è qualche chiesa sul territorio nazionale che vuole entrare nella rete Betel Italia, come fare e quali sono le indicazioni. A te la parola. Sì, grazie anche per questo importante momento. Allora, mi rivolgo proprio ai pastori, mi rivolgo ai presidenti dei movimenti evangelici, mi rivolgo ai fratelli e alle sorelle che desiderano essere operativi. Durante la pandemia, con me ci sono stati altri 3, 4, 5 fratelli a Foggia, ma in Italia ne sono stati tanti, che non hanno avuto il tempo di aver paura. Non abbiamo avuto il tempo di aver paura di morire anche. Perché nel primo lockdown noi eravamo fuori, tutti pieni di mascherine e quant'altro, ma andavamo in tutti i panifici a ritirare il pane e pizza in venduto. A Napoli, sapete, fanno il caffè sospeso. Noi a Foggia abbiamo fatto il pane e pizza sospeso. Non avete idea quanta gente è intervenuta nel aiutarci. Quindi che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che se avete a cuore di aiutare il prossimo, e il prossimo ce l'avete nella vostra città e nella vostra chiesa, perché se abbiamo poveri nelle nostre chiese e dobbiamo aiutarli, perché svuotare le casse della chiesa per fare anche una piccola spesa, quando invece se creiamo una filiale Betel nella vostra chiesa, con voi che la gestite tranquillamente, noi vi diamo solo i servizi, vi diciamo come fare, poi rimane nella piena autonomia vostra la gestione, e aiuterete quindi i poveri della vostra comunità, aiuterete i poveri della vostra città. Considerate una cosa, ci sono molte istituzioni o le istituzioni comunali che vi conoscono come evangelici. Bene, ma nel momento in cui noi andiamo dai servizi sociali del comune di Foggia e diciamo vogliamo aiutare 30 famiglie povere che sono qui nella nostra città, mi date un elenco? Perché noi siamo un ente di beneficenza. Loro vi danno un elenco di 30 famiglie e voi aiutate i poveri. Sapete che cosa è già successo tante volte? Che ci sono pastori, non faccio nome, ma che mettono la pettorina della Betel, vanno in raccolta alimentare, e quando un assessore o un consigliere comunale o anche un sindaco dice: pastore, ma tu sei qui? E il pastore dice: sì, perché io predico l'Evangelo in chiesa, ma vengo qui perché è giusto che io mi impegni per poter aiutare il mio prossimo. Quindi, cari fratelli e care sorelle, fare sociale nel mondo evangelico non è peccato, ma significa darsi una mano forte con il predicare l'Evangelo, portare ravvedimento, salvezza, perdono, e poi dare una mano in modo concreto. Quindi voi sareste utili nell'opera del Signore in due modi, spirituale e pratico. D'altronde, alla fede c'è bisogno collegare le opere. E non ho scritto io, è scritto in Giacomo capitolo 2. Quindi se volete entrare in contatto con noi, chiamate Parole di Vita e loro vi daranno il mio numero, mi contattate via WhatsApp e ne parliamo per come esservi utili nella vostra città, nel vostro comune, nel vostro paese, per poter operare nel nome del Signore e in modo pratico.
A Foggia c'è un'iniziativa che ha molto colpito, si è già vista anche in altre città con altre associazioni, ma quella di Foggia è proprio un'iniziativa di Betel ed è il famoso supermercato senza cassa. Ecco, io vorrei, probabilmente da cui ho immaginato voi abbiate attinto risorse da fornire alla famiglia di egiziani da soccorrere proprio in questi giorni. Ecco, vorrei chiederti, ci puoi parlare che cosa accade in questo supermercato così particolare? Sì, allora, 4 anni fa un costruttore di Foggia, nel vedere quello che facevamo durante il primo lockdown, gli fu toccato il cuore da Dio sicuramente, e ci ha dato in comodato d'uso 700 metri quadri. 120 metri quadri di questa struttura noi li abbiamo usati per creare un supermercato. In questo supermercato noi serviamo 500 nuclei familiari. Di questa struttura le mura, tutte le mura, parlano di Gesù. Ci sono versi biblici ovunque. Loro entrano, prendono il carrello come si quando si fa la spesa, fanno il giro durante tutto il supermercato, ritirano tutto quello che gli compete in termini di nuclei familiari. Noi siamo suddivisi 1, 3, 4, 6, 7, 9, e quindi se gli tocca prendere 2 di zucchero, prendono 2 di zucchero, se gli tocca prendere 5 di pasta o 3 di parmigiano, ognuno prende quello che deve, ok? Poi va alla cassa ma non paga, ma dietro la cassa ci sono una marea di scritte che parlano dell'amore di Cristo, del perdono di Cristo e di quello che Cristo vuol fare nella vita di queste persone. Sapete che cosa succede? Siccome è l'unico punto dove noi non parliamo di Gesù, sono loro che chiedono a noi: chi può pregare per me? Chi mi può aiutare? Questa cosa l'abbiamo fatta, l'abbiamo replicata anche a Taranto, dove il sindaco di Taranto, l'assessore dei servizi sociali di Taranto, ci ha dato 250 metri quadri e abbiamo fatto un altro grande supermercato. Ora, se chi ci sta ascoltando vuole donarci comodato d'uso gratuito delle strutture che non utilizza, noi apriremo altrettanti supermercati. Sapete perché? Perché questi due empori, si chiamano empori solidali, non li abbiamo creati comprando la roba, ma la Megamark di Trani, con il suo meraviglioso presidente, ci ha donato circa 24.000 euro di scaffalature, ci ha donato frigo pozzo, credo 10-12 frigo pozzo, ci ha donato un'intera cucina per fare la mensa. Quindi quando noi ci disponiamo e la gente vede, e chi ha il potere o chi ha i soldi vede il buon cuore della tua azione, ti aiuta. Quindi, cari fratelli e sorelle, se avete strutture vuote che non utilizzate, donatele in comodato d'uso alla Betel Italia e noi ne faremo mense, ne faremo empori solidali dove la gente potrà raggiungervi, venire. Immaginate anche, ad esempio, una chiesa che abbia accanto un locale dedicato a mensa e dove non tutti i giorni, 3 volte a settimana, vengono i crociar a mangiare, vengono le famiglie di gente a mangiare. Ma voi vi rendete conto quanto si può fare nel nome del Signore? E non solo a parole. Qualche nostro amico ci sta dicendo: perché ci tiene così tanto a puntualizzare la possibilità di parlare di Gesù quando si distribuisce il cibo? Bene, io vorrei chiederti, pastore, perché ci abbiamo questa fissa per Gesù? Il nostro amico non è un credente, sta ascoltando e sta seguendo, vorrei rispondere a lui come a tutti quelli che ci stanno ascoltando e si stanno facendo la stessa domanda: perché ci hanno questa fissa per Gesù mentre fanno del bene al prossimo? Prego. Ringrazio per questo assist meraviglioso che questi amici mi stanno dando.
un cuore ripieno di gioia, un cuore ripieno d'amore, un cuore che ha sperimentato l'amore del Signore, nel leggere la Bibbia trova scritto una serie di passaggi biblici che dove l'Eterno, dove Gesù parlano appunto di avere cura dei poveri, di aiutare gli ultimi, di aiutare i reietti, di aiutare i mendicanti, di aiutare tutte queste persone che sono nel bisogno. Ma, come dire, il dono che Dio mi ha dato, la gioia che Dio mi ha dato, quell'amore che mi permette di operare nel suo nome, mi mette nelle condizioni, prima di tutto, di aiutare in modo pratico quella persona, chiunque essa sia. Non c'è distinzione di razza, di sesso, di religione, di niente. Io so che quella persona ha bisogno, l'aiuto, intervengo. Dopodiché è la mia gioia di potergli dire: guarda che se io sono qui, se ho fatto questo, è perché Cristo ha riempito il mio cuore del suo amore. E se io amo Dio che non vedo, devo dimostrare questo amore in chi vedo. Perché al contrario, nella Bibbia è scritto: come fai a dire di amare Dio che non vedi quando non ami quelli che vedi? Quindi la mia condizione, la mia posizione è una posizione di dono. Io dono in modo pratico, dono in modo gioioso, ma poi vi dono anche quello che Dio ha messo nel mio cuore. E se io riesco a trasferire in questa persona la possibilità anche di non avere solo risolto il problema della fame, della sete, degli indumenti, della coperta, ma riesco ad aiutarlo nel fargli comprendere come il suo cuore può ricevere pace in Gesù, è qualcosa di meraviglioso. Amen, amen, alleluia. Lo scopo principale per cui ci muoviamo è esattamente derivato dall'amore che Cristo ha innestato in noi nell'incontro. Il principio di ogni azione che ci porta poi, come dicevi Pastore, anche facendo riferimento a Giacomo, ci porta poi ad azionarci, è proprio l'amore, una fede costituita dall'amore. E mi è parso, diciamo, anche molto interessante l'aspetto legato alla, chiamiamola, reputazione sociale delle chiese, degli evangelici nei paesi, quando probabilmente nelle città, quando questi prendono mano a lavorare sui problemi sociali come quelli della povertà. Prego, prego. Perché in effetti allora, noi dobbiamo ringraziare sicuramente la Caritas e il mondo cattolico per tutto quello che ad oggi hanno fatto per la povertà, perché se non l'avessero fatto loro non c'era nessun altro che forse lo faceva. Ma è importante prendere lezioni da quanto è stato fatto da loro per andare a leggere nella Bibbia come non ci sia un limite nei confronti di un credente cristiano evangelico nel fare questo. La Bibbia dice l'esatto contrario, no? Quindi che significa? Significa che un fratello, una sorella, ad oggi viene riconosciuto come evangelico, punto e basta. Quello è evangelico. Ok, va bene, è di un'altra religione o di un'altra denominazione. Non è mai stato considerato attentamente il fatto che invece questo sistema vada rotto, e vada rotto di netto, perché anche il mondo evangelico è chiamato a sostenere la povertà, ad aiutare i poveri, ad intervenire nei bisogni primari delle persone, perché certamente l'amore di Cristo riempie il cuore, l'anima, libera lo spirito, ma uno che ha fame. Io non posso parlare di Gesù a uno che ha fame, perché quello poi mi bestemmia Dio, perché io lo sto riempiendo di parole o di pacche sulle spalle che non servono a niente in quel momento. Vedete, mi permetto di fare un esempio.
ero qualche giorno fa a pranzo con mio figlio in un ristorante, quando davanti a questo ristorante viene una signora che di donna ormai non aveva più nulla, cioè era una clochard che per scarpe aveva le buste, i capelli ce li aveva imbustati, il giubbotto era sporchissimo e pieno di rotture, il jeans era rotto. Ho lasciato le posate e sono andato fuori. Era ancora estate, qualche settimana fa, qui a Foggia, faceva un caldo 37-38 gradi. Bene, sono uscito fuori, ho aperto la porta e ho detto: signora, di cosa ha bisogno? Ho sete. Se io gli avessi detto Gesù ti ama, quella mi avrebbe guardato e mi avrebbe detto tu sei un pazzo. Invece no, l'ho presa sotto braccio, ho detto venga con me all'interno. Non voleva entrare perché si sentiva molto a disagio, ma io l'ho presa, l'ho accompagnata all'interno, l'ho fatta accomodare, gli ho messo tre bottiglie d'acqua, il primo, il secondo ha pranzato, noi abbiamo finito di pranzare e siamo usciti insieme. Signora, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Lei si è avvicinata alla macchina, mi ha chiesto di abbassare il finestrino, io ho abbassato il finestrino e lei mi fa: mi scusi, ma perché lei mi ha aiutato? Perché mi ha aiutato? E io gli ho risposto: perché io sono stato amato da Gesù e se io amo Gesù, che non vedo, è importante che io amo lei che vedo. Lei era nella necessità e io l'ho aiutata. Tutto qui. Dio la benedica. Arrivederci. E lei mi fa: Dio benedica lei per quello che ha fatto. Alleluia, alleluia. Grazie, Padre. E stavo pensando a quanto è importante, Pastore Vanni, l'emancipazione sociale, anche in un certo senso del nostro Occidente, che vede un rincorrere un benessere anche grazie alle leggi, al punto in cui siamo arrivati che qualcuno insomma stenta a chiamare emancipazione, ma questo è un altro discorso. Invece lo paragono per un attimo ai bisogni che Gesù nel suo tempo incontrava camminando nel tempo che ha scelto di venire, in cui ha scelto di venire, tempi in cui probabilmente il welfare, possiamo chiamarlo così, era soltanto affidato all'apparato religioso, a tutto quello che riguardava, diciamo, l'anima, e quindi il bisogno, la povertà era connesso strettamente alla emancipazione spirituale, alla crescita spirituale, a quello che di spirituale tu avevi più o meno compreso. Ancora oggi vediamo in alcune culture medio orientali trattare in questo modo le, per esempio, disabilità, trattare in questo modo le difficoltà della società. Perché l'Occidente ha in qualche modo cercato di risolvere il problema della società, della povertà nella società, attraverso dei sistemi che si allontanano dalla presenza di Dio, mentre noi credenti tante volte che dovremmo avere di nuovo un ritorno al bisogno risolto così come lo risolveva Gesù, siamo più tendenti a seguire le regole di un'organizzazione sociale, o vorremmo anche dire quelle insomma religiose, piuttosto che fare come faceva Gesù. Ecco, perché è diventato così difficile essere come Gesù di fronte ad un povero, un po' come ci hai dimostrato con questa meravigliosa storia avvenuta forse pochi giorni fa? Allora, innanzitutto, secondo me si dà troppa importanza a quello che in teoria dovrebbero fare le istituzioni, perché poi molto spesso è vero, come dicevi tu Michele, che hanno teso a staccare l'aiuto alla povertà dal mondo religioso e quindi assumendosi le istituzioni una importante responsabilità, ma poi alla fine, e non credo di dire una sciocchezza, lo vedo sul territorio italiano nel quale io mi muovo spesso e volentieri, le istituzioni, ad esempio, utilizzano l'assessorato ai servizi sociali per essere quel contatto con le famiglie indigenti, con le famiglie bisognose, con la povertà. Non hanno strumenti. E gli strumenti sono i soldi. Non ci sono soldi. Okay? Oppure ci sono altre situazioni, tipo i voucher o tipo le gift card,
ma lasciano il tempo che trovano, perché sono limitate nel tempo e sono date da finanziamenti che non vanno di fatto ad intervenire in modo concreto, univoco e continuativo nel tempo. È un momento, è un mese, è 15 giorni, ma non c'è un aiuto reale sul territorio. Vi faccio un esempio molto lontano da noi. Sono stato a Stoccolma, dove a Stoccolma io non ho visto nessuno fare accattonaggio. Nessuno. Sapete perché? Perché le istituzioni comunali di Stoccolma hanno creato dei servizi dove gli accattoni vanno, invece di chiedere a carità davanti ai supermercati o fermare la gente per avere i 10 centesimi, prendono la plastica, prendono il vetro, lo mettono in questi compattatori e ricevono i centesimi. Hanno tolto la povertà. In Italia si parla molto del welfare, come dicevi tu, molto, tanto, da parte delle regioni e dei comuni, ma alla fine il tutto risulta essere insufficiente. Basta vedere le mense esistenti in Italia, che sono dalla terza settimana alla quarta, alla quinta, stracolme non solo di clochard, ma di famiglie con 3, 4, 5 bambini, perché non ce la fanno. Quindi è falso, o per certi versi è, diciamo, al 30% l'aiuto delle istituzioni, o forse è un po' di più nelle regioni del nord, non lo so, dovremmo approfondire. Invece, per quanto riguarda la questione del mondo religioso che si è allontanato, io vorrei ricordare a tutti quanti che qual è stato il primo miracolo di Gesù? È stato un miracolo di guarigione? No, ha cambiato l'acqua in vino. Altri miracoli importanti di Gesù? 5.000 persone e 4.000 persone dopo. 5 pani e 2 pesci, gli affamati. Date voi da mangiare. Ma come facciamo? Dateli voi da mangiare. Allora, se l'accento è proprio il Figlio di Dio che lo mette su quelle persone che hanno e che sono nel bisogno, ma chi siamo noi da dire no, questo noi non dobbiamo farlo? Forse dovremmo leggere un po' di più la Bibbia, approfondirla un po' di più, per capire come sia fondamentale per un credente, come dice Gesù, Gesù prese a fare e insegnare, e quindi un credente possa fare e insegnare, possa da una parte, ripeto, predicare l'Evangelo con la guida dello Spirito Santo, ma dall'altra riempire con l'altra mano le mani di chi è nei bisogni primari. Quindi la Chiesa è chiamata, secondo me, io non sono però nessuno, io lo dico in qualità di presidente di un ente di beneficenza, credo che il mondo evangelico, e io lo vedo con tutte le 100 filiali che noi abbiamo, sono 100 chiese dei diversi movimenti evangelici italiani, che sono impegnati nel aiutare il prossimo sotto tutti i punti di vista. Quindi la volontà della Chiesa c'è di poter aiutare, ma forse potremmo fare di più, potremmo essere più presenti, no? Ad esempio, a Piazza Plebiscito a Napoli, al Noi Festival, c'erano circa 21.000 evangelici, ok? Ma voi pensate 21.000 evangelici che fanno 21.000 buste con 2 panini, 2 bottiglie d'acqua e un trattato di evangelizzazione, che vanno oggi a lasciare a 21.000 persone questo bene primario, domani di nuovo, dopodomani di nuovo, ognuno nella sua città. Ma voi vi rendete conto l'eco che avrebbe una cosa del genere? Ricordo, e poi ti lascio la parola di nuovo, ricordo quando con dei fratelli sinti, credo a Vicenza e Padova anche, abbiamo aperto una filiale, abbiamo iniziato a fare un lavoro di contrasto alla povertà. Quindi praticamente accadde che i sinti, invece di fare accattonaggio, facevano la raccolta alimentare e portavano a casa di queste famiglie
vicentini e padovane un pacco alimentare. Quando i vicentini e i padovani si trovavano, queste persone che si vedevano che erano sinti, portare il pacco alimentare, erano in difficoltà, perché non si aspettavano che loro potessero aiutare gli italiani. E invece è una cosa bella. Immaginate quante chiese evangeliche possano fare questo lavoro, e non ci vuole tanto. Ecco perché vi prego, fratelli e sorelle, pregate il Signore che vi metta nel cuore di, attraverso 7, 8, 10, 15 fratelli e sorelle, di poter entrare nella Betel ed essere utili nella vostra città e nella vostra chiesa. Vedrete i benefici, vedrete. Vorrei lasciarti, Pastore Vanni, proprio pochi minuti, ce ne restano soltanto circa 10, precisamente anche forse 9, per condividerci un versetto, un incoraggiamento. Noi siamo abituati a finire, a piantare i nostri discorsi sempre sulla base, sulla roccia, che è la parola di Dio, quindi ti lascio velocemente la parola, lo spazio, pochi minuti, per condividerci qualcosa. Prego. Bene, vorrei ritornare appunto su quella che è la parola di Dio, come scritta in Matteo, capitolo 25, dal verso 31 al 43, dove in sintesi sono davanti al trono di Dio e i giusti diranno: ma quando ti abbiamo visto aver fame, sete, essere nudo e quindi ti abbiamo vestito, essere in prigione e ti siamo venuti a trovare? Quando? E Gesù risponderà: perché quando lo avete fatto a uno dei miei minimi, lo avete fatto a me. Ora, se è il Figlio di Dio che dice una cosa del genere, quanto è importante per ognuno di noi la parola di Dio? Perché se per te la parola di Dio è importante, credi in quello che è scritto in Matteo 25, dal verso 31 al 43. Ti invito a leggerlo poi con calma, tutto per bene, e ti renderai conto il botta e risposta che c'è stato. Perché poi quelli che non andarono nel paradiso diranno: ma quando noi ti abbiamo visto aver fame? Quando? Quindi usarono anche in quel momento la scusa per dire: ma noi non ti abbiamo visto per fame, non ti abbiamo visto per sete, quindi tu non te la puoi prendere con noi. E invece no. Se il Signore ci ha permesso di conoscere la verità, e la verità ci farà liberi, la verità è Cristo Gesù il Signore. E se noi abbiamo conosciuto Cristo Gesù, leggendo la parola, approfondendo la parola di Dio, noi comprendiamo e non possiamo non comprendere quali che sono i dettami della parola di Dio. E cioè, se io sono perdonato da Cristo Gesù e il suo sangue mi purifica da ogni peccato, io sono un suo figliuolo e come tale devo poter amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze. Ma allo stesso tempo, e questa enfasi non ce la metto io, fratelli e sorelle, è la Bibbia che mette la stessa enfasi, e non c'è alcun uomo che possa togliere questa enfasi. Perché se amiamo Dio che non vediamo, dobbiamo poter amare gli uomini, i bisognosi, i poveri, quelli che ci odiano, allo stesso modo. Altrimenti, che evangelo è? O che evangelo stai vivendo? O che evangelo ti sei creato? Perché non c'è evangelo che non sia quello della parola di Dio. Quindi noi abbiamo bisogno di prendere atto di come sia importante essere in comunione con Cristo Gesù il Signore, ma allo stesso tempo girarci dall'altra parte e vedere che ci sono i bisogni delle persone. Perché guardate, abbiamo posto oggi l'accento sui bisogni primari della povertà, ma c'è chi può non aver bisogno di questo bisogno, ma può avere un bisogno perché ha un'altra dipendenza. Può essere un tossicodipendente, può dipendere dalla pornografia, può dipendere dall'alcolismo, può dipendere da tante altre cose.
anche questi hanno bisogno di Gesù. Quindi nel momento io in cui do gloria a Dio, benedico il Signore, lo ringrazio, vado in chiesa, il Signore mi benedice, ma poi io devo uscire e devo andare a predicare l'Evangelo a chiunque. E in questi chiunque ci saranno diversi bisogni. E in tutti questi bisogni c'è bisogno che ogni figlio di Dio sia presente con la potenza di Cristo. Gesù dirà, quando andate davanti ai potenti, non mi mettete in mente o nella bocca cosa dire, perché al momento opportuno è lo Spirito Santo che vi userà per dire quello che è importante dire. Io penso che questo valga anche in altre circostanze, perché avere comunione con Dio significa avere un cuore pieno di gioia, d'amore, e quindi quello che è qui, cioè abbiamo qui e lo diciamo agli altri. Quindi se abbiamo una relazione con Gesù, se abbiamo una relazione vera con Gesù, se amiamo Gesù con tutto il cuore, saremo propensi, non sarà un problema raggiungere gli altri che sono nel bisogno, qualsiasi esso sia. Quindi Dio benedica la vostra vita, fratelli e sorelle, nel poterlo amare con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra mente, con tutte le vostre forze. Ma alzate lo sguardo. Cosa dirà Gesù? Alzate lo sguardo, i campi sono pronti, c'è bisogno che si vada a mietere. E chi va? Dobbiamo andare noi. Vi ricordate? Abbiamo iniziato col dire, Signore, grazie per questo cibo, provvedilo per chi non ne ha. Il Signore vuole provvedere ai poveri e a tanta altra gente attraverso di noi per essere strumenti nelle sue mani. Amen, gloria al nome del Signore. Grazie Pastore Vanni, grazie per questo spazio, per come ci hai raccontato e descritto le varie novità di Bethel Italia, per come hai invitato tanti e hai sensibilizzato tanti a occuparsi delle varie e diverse forme di povertà, fornendo anche un esempio. Grazie per come abbiamo anche dato l'opportunità a quanti amici e quanti pastori e quante chiese hanno ascoltato forse per la prima volta la possibilità di aggregarsi ad una rete nazionale che possiamo tranquillamente descrivere come la prima protezione civile evangelica. Grazie per aver contribuito ancora una volta ad arricchire la nostra possibilità di operare, quindi di mettere e associare la giusta faccia alla medaglia della vita cristiana, che non è soltanto fatta di fede ma anche di opere. Grazie perché ci concedi questa possibilità di conoscere la fattiva operatività. Dio ti benedica, benedica la tua famiglia, le famiglie che ti ha affidato. Prego, prego. Ci vediamo presto, perché a breve ci sarà una grande novità. Ringrazio tutti i trasmettitori di Parole di Vita, e ringrazio te Michele, sei sempre molto dolce e gentile. Grazie a te Pastore, a presto allora. Aspettiamo novità dal fronte della beneficenza, quella fatta col cuore, quella fatta nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, pace del Signore, pace. Vi ringrazio cari amici, grazie per come ci avete seguito in questo giorno. È stato un tempo in cui abbiamo potuto anche scoprire il modo operativo per intervenire nei bisogni di chi ci sta intorno. Prendiamo subito atto di poter fare delle cose e che dobbiamo fare delle cose, dobbiamo attivarci. Qualcuno potrebbe semplicemente mettere da parte qualche bene di prima necessità e donarlo ai fratelli che incontrano fuori al supermercato, e quindi potersi in qualche modo disobbligare così. Qualcun altro invece sta pensando in questo momento ai tanti che stanno vivendo la difficoltà, stanno vivendo l'indigenza, e stanno pensando che quelle persone, prima di avere una fame spirituale, hanno anche bisogno di qualche alimento, qualche vivero, qualche bisogno da soddisfare. Tuttavia, qualunque sia l'aspetto che sta colpendo la tua vita, oggi il Signore ti dice: intervieni in modo diretto, perché sei tu l'attrice, l'attore per risolvere questa problematica. Nel mondo intero non ci riuscirai mai, nella tua città non ne sarai capace, nella vita di qualcuno forse sì, perché potrai intervenire in modo diretto col tuo operare nel nome di Gesù e fare la differenza. Questo è l'invito che il Signore ti rivolge. Ecco, attivati nel nome di Gesù. Forse stai avendo e stai ricevendo l'azione, l'agire, il volere che Dio voleva innestare. Dio ti benedica grandemente e porti
davanti a te uno scenario di benedizione, di miracoli, di segni che possono risolvere la situazione di quanti ti circondano. Ti do appuntamento a domani per review. Abbiamo ancora altre dirette, grazie a Dio questa settimana sarà una settimana ricca di contenuti straordinari. E domani avremo la puntata conclusiva della conduzione biblica della Chiesa insieme al pastore Roberto Mazzeschi, quindi ti invito a rimanere connesso. Domani proveremo anche a trattare il tema che abbiamo provato a trattare nei giorni, nei mercoledì scorsi, ma non ci siamo riusciti per le difficoltà tecniche. Mercoledì prossimo, domani, a Dio piacendo, avremo l'opportunità di parlare, quindi accennare anche al tema della donna all'interno della Chiesa. Abbiamo fatto lo stesso con il ruolo dell'uomo, lo faremo accennando quello della donna, ma anche a concludere un po' la serie che ci ha visto parlare di questo argomento per diversi mercoledì. Abbiamo però allo stesso tempo l'avvio e l'inizio di altre serie, avremo la serie proprio col pastore Emilio Ursomando venerdì prossimo, ma ve ne parlerò di volta in volta. Intanto vogliate ricevere il nostro saluto, il nostro abbraccio, a Dio piacendo ci vediamo domani con una nuova diretta di review, sempre qui sul vostro canale network Parole di Vita. Pace! Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.